Siamo con Carlo Alberto Ludi alla 150esima partita in campionato con la maglia del Novara, con la fascia di capitano sul braccio sinistro in questa cornice di pubblico contro la favorita per la Serie B, ma abbiamo visto un grande Novara. Un grande Novara, bravo, un po' di emozione all'inizio, effettivamente 150 partite, me l'hai detto tu ieri, ti ringrazio di questo perché se no mi sarei perso il gusto appunto di giocarlo e di saperlo. Voglio cominciare dicendo che è un onore, volevo ringraziare il Novara Calcio, ma tutta Novara che mi ha fatto vivere e mi sta facendo vivere 7 anni stupendi. Parlando della partita, penso che questa partita ci debba dare consapevolezza. Noi siamo una squadra quasi totalmente nuova, ma posso dire che siamo già una squadra e questo è già un ottimo passo in avanti. Abbiamo fatto un partitone qui a Verona contro, come dicevi tu, una delle favorite per promozione. Quindi il lavoro sarà ancora duro, sarà ancora lungo, ma penso che siamo sulla strada giusta. Ecco, non posso non chiederti quello che è l'affiatamento, che ormai conosciamo tutti, che ormai è consolidato da anni, però con Andrea Lisuzzo. No, beh, io con Andrea ho un rapporto straordinario fuori dal campo e anche dentro il campo. C'è un po' di rammarico per non aver giocato poche partite insieme l'anno scorso. Quello sicuramente, quest'anno vogliamo togliere tante soddisfazioni, ma non dimentichiamoci che nel ruolo comunque ci sono altri giocatori come Bastrini, che io penso abbia fatto molto bene in queste partite, che comunque è sempre pronto, nessuno ha detto che devo giocare io per forza, li giusto per forza, per Ticone stesso che è fuori per infortunio ma che è un ottimo giocatore. Penso che siamo una squadra attrezzata, assemblata. Non era facile amalgamarsi da subito, penso che l'abbiamo fatto bene, quindi continuiamo così, io sono molto ottimista. Ecco, abbiamo contato 6-7 palle gol per il Novara, questo è importante in questo stadio, in questo campo contro questa squadra. Questo cosa vi portate per martedì contro lo Spezia, che sarà un'altra grande partita, come dicevi tu, con una consapevolezza in più, se non che ce ne fosse bisogno, ma credo di no. Sì, grossa consapevolezza della partita, di una grossa partita che abbiamo fatto a Verona. Detto questo, domani mattina siamo già sul campo ad allenarci, quindi dobbiamo voltare pagina. Lo Spezia è un'altra candidata per la promozione diretta, una squadra, una società che ha investito molto appunto e quindi sicuramente non dobbiamo sederci sulla prestazione fatta stasera, il cammino è lungo, è lunghissimo ancora. Noi non abbiamo un obiettivo preciso se non quello di fare il meglio possibile in ogni partita. Penso che stasera l'abbiamo fatto. Forse c'è anche un po' di rammarico addirittura per non aver fatto il colpaccio Verona, ma questo ci deve dare ancora più cattiveria e forza per affrontare lo Spezia martedì. Ecco, un'ultima curiosità personale, sentir parlare sempre magari i giornalisti, gli addetti ai mestieri di Verona, di Spezia, di Sassuolo, di Livorno, vedere i bookmaker che danno il Novara quotato alto a Verona, ecco, questo dentro di voi cosa vi fa sentire, perché siete una grande squadra? No, non ci pensiamo, ti dico la verità. Noi prendiamo fiducia e prendiamo consapevolezza dal lavoro quotidiano. Il mister già ci infonde tanta fiducia nei nostri mezzi. Prima della partita ci ha detto che siamo una grande squadra e di dimostrare in un palcoscenico così che possiamo anche noi dire la nostra. Come ti dicevo prima, non abbiamo un obiettivo preciso, non abbiamo l'obiettivo playoff, non abbiamo l'assillo promozione. Abbiamo l'assillo quello di dare il 100% ogni domenica e non solo, anche tutti i giorni di allenamento. Abbiamo una rosa ampia. Io penso che se continueremo con questa mentalità e tutti si faranno trovare pronti quando è il loro momento, ci potremo togliere soddisfazioni.